A Pordenone esiste un mistero, la cui scoperta è possibile solamente facendo particolare attenzione al transito degli autobus nelle strade cittadine. Per fortuna, i transiti sono tutti raggruppati in un unico punto, questo, ad eccezione della linea 5 Berrata, che passa di vicino, ovvero qui. Non vi ho ancora detto però qual è il mistero. Basta aspettare nel punto indicato. Ad ogni passaggio segnate dove volete, anche sulla vostra pelle, il numero o la lettera dell'autobus che vedete passare. Per quanto tempo? Quanto volete? Anche ore? Giorni se vi mettete di domenica, dato che alcune linee sono solo feriali. Abbiamo visto la 2, la 3, la 4, la 5. La 6, la 7, la 8, la rossa. Ma sbaglio o manca qualcosa? Uno che conosce il sistema dei trasporti pordenonese potrebbe pensare alla linea universitaria, ma quella non passa di sabato e le riprese sono state fatte proprio quel giorno. Basta poco per rendersi conto che manca la linea 1. In effetti sul sito del gestore non c'è niente. Una mail da noncercarmi@gmail.com. Ma che cacchio è? Quello che stai per leggere è top secret. C'è palesemente un complotto. Non capisco perché, ma qualcosa non torna. Quella linea l'ho usata. Partiva da Ponte Meduna, ai confini di Pordenone, e arrivava fino a Talponedo, a Porcia. Evidentemente dava fastidio e l'hanno limitata in via Levante. Poco dopo Rorai Grande. L'unico segno ancora visibile è il capolinea di Ponte Meduna, ma è abbandonato. Gli orari sono ancora online, ma devi andare negli archivi dei siti. Questo è l'orario più vecchio che ho trovato. Vediamo. Ma questo è il vecchio sito dell'ATA. Andiamo a vedere gli orari. Oh, effettivamente qualcosa c'è. E come dice il signore, Ponte Meduna fino in via Levante. E partiva ogni 20 minuti circa. Dopo l'hanno limitata ancora di più, dal centro di Pordenone a via Levante. E poi è sparita, riorganizzando le linee. Questi sono gli ultimi orari che ho recuperato. Non cercarmi, è pericoloso. Andiamo a vedere. Ok, andiamo a vedere questi fantomatici ultimi orari. Oh, effettivamente questa è una grafica abbastanza recente rispetto a prima. È del 2009, con una mappa delle linee piuttosto vecchia. E c'è già la linea rossa, però. Vediamo se ci sono anche i vari orari. Sì, c'è tutto. Era una linea circolare, a quanto pare, rispetto a prima. Con sempre partenze, ogni mezz'ora. Quindi non solo ha avuto un percorso più corto, ma anche meno frequenza. Questo è stato l'ultimo contatto con quella misteriosa persona. Effettivamente, l'ultimo percorso disponibile e visualizzabile online è quello limitato al centro di Pordenone. L'unica foto di un mezzo in servizio online sulla linea 1 è questa. E l'unico modo per trovarla è accedere al database non ufficiale degli autobus dell'ATAP. Purtroppo non c'è molto altro da scoprire, se non trovando qualcuno che vuole parlare. Ma chissà chi ha il coraggio. Questo video, per la mancanza di ulteriori informazioni, deve finire qua. Può finire però con l'ultima traccia fisica rimasta della linea 1, ovvero il capolinea di Ponte Meduna.